Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. Questo video è in collaborazione con Jessica, ovvero The Russian Tati, qui su YouTube. Vi lascio i riferimenti del canale ovviamente qui. Sì, o è qui. In una di queste due parti. E vi mostrerò i rossetti che andrò a utilizzare nel mese di luglio. Sono un po' in ritardo, lo so, scusate, perdonatemi. E sono in ritardo ovviamente con i video, tutti i video delle mie opinioni, ma sto cercando di creare un video diverso, ho diverse idee, ecco, attendete, stay tuned. Allora, vi mostro il Kiko, sempre Kiko, però questa volta l'edizione permanente. Ne abbiamo 4 degli Smart Lipstick e uno di questi che non mi ricordo più, tra l'altro mi sembra che questo non ci sia più. Ne ho altri 2 della nuova collezione, però preferisco farveli vedere poi in un secondo tempo perché già questi sono abbastanza. Sì. Allora, iniziamo con gli Smart Lipstick. Io ho il famosissimo 914, il 918, il 912 e il 903. Iniziamo col 903, che è questo rosa. E ve lo swatcho qui, è un rosa proprio naturale. Poi il 912, che invece è più un rosa fragola, diciamo, sì. Poi il 914, famosissimo perché è dupe di un famoso di MAC, ovvero questo, mi pare sia il dupe di, oddio non mi ricordo, se qualcuno lo sa per favore lo metta nei commenti così gli altri guardano, vedono. E il 918, che è sul rosa antico con una punta di un sottotono marroncino, vedete, grigino. Comunque freddo. E l'ultimo, anche questo è un nude di questi che hanno l'apertura qui, è il 506, che è quello che più ho utilizzato come nude all'inizio perché è quello che, diciamo, è il primo che ho acquistato nude ed è il più morbido, che è questo qua. Si differenzia da questo qui perché questo ha una punta più di, diciamo, di, non so nemmeno io di come chiamarlo, di grigio. Ha una base più rosata, mentre questa ha una base più marroncina, questa qui. Ed eccoli qua. Questi sono tutti quelli che andrò a utilizzare nel mese di luglio. Con questo caldo. Bene. Io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo per un prossimo video. Ciao ciao!